In questi giorni, quando si parla molto, si ritorna a parlare molto, giustamente per l'anniversario di Bettino Craxi, noi abbiamo scelto tra le varie pubblicazioni, abbiamo scelto il libro intitolato Ad Hammamet, Ascesa e Caduta di Bettino Craxi. L'autore è Mario Pacelli, che è stato a lungo funzionario della Camera dei Deputati, perché si è occupato tra l'altro della commissione bicamerale delle inchieste dell'archivio storico, è docente di diritto pubblico ed è autore tra l'altro di diversi saggi di storia parlamentare. Mario Pacelli, buonasera. Buonasera. E benvenuto qui nel posto delle parole per raccontarci di Bettino Craxi. In questi giorni la figura di Bettino Craxi è raccontata sotto diversi profili, come giusto e necessario che sia, perché entriamo, per quanto riguarda la storia di Bettino Craxi, entriamo non più nella cronaca ma nella storia politica italiana, e quindi questo fatto di politico di Bettino Craxi, la sua vicenda politica, la sua presenza politica sicuramente siglante, è da guardare da un punto di vista storico, che necessariamente ha un'altra grammatica e un'altra sintassi dalla cronaca parlamentare. In che modo, secondo lei, Mario Pacelli, la cronaca si distingue dalla storia? Perché la storia è la sedimentazione della cronaca, cioè ciò che rimane nella storia di un paese e ciò che appartiene solo a quel momento, alle polemiche di quel momento, alle diversità di opinioni di quel momento. Nel caso di Craxi, a mio avviso è giustissimo l'approccio di abbandonare la polemica politica, abbandonare il pro e contro Craxi a seconda delle proprie convinzioni politiche, per vedere invece da vicino come e se ha inciso in qualche modo nella storia di questo paese. E da qui, in che modo è inciso nella storia di questo paese, necessariamente dobbiamo abbandonare la nostra collocazione politica, il nostro pregiudizio politico nei confronti di Bettino Craxi in questo caso, ma nei confronti anche di tante altre persone, che non vuol dire giustificare o condannare, ma vuol dire avere una lente che ci fa entrare nel dettaglio storico. Mi scusi Mario Pacelli, ma ho fatto questa premessa perché è importante, perché la collocazione di una vicenda come quella di Craxi, spesse volte, vedendo anche da come viene raccontato in questi giorni, ha delle collocazioni o da una parte o dall'altra, tutte favorevoli o tutto contrarie. Ecco, perché lei ha sentito la necessità, Mario Pacelli, di raccontare quello che è successo nella storia di Bettino Craxi, da un punto di vista politico e anche familiare, perché le due vicende si attraversano? Perché io ritengo che Bettino Craxi abbia inciso in un modo forse poco considerato, proprio perché sommerso dalla diatriba politica, abbia inciso considerevolmente nella storia di questo paese. Faccio solo tre esempi. Bettino Craxi credeva che il nodo della vicenda politica italiana fosse il rapporto tra Democrazia Cristiana e Stati Uniti, che ritenevano che la Democrazia Cristiana fosse la garanzia dell'anticomunismo in questo paese. Bettino Craxi portò il Partito Socialista a una posizione anticomunista, ma nello stesso tempo con un'Italia che restava nella NATO, che aveva il suo posto nella comunità internazionale, ben tenendo presente che rientrava nella sfera di influenza degli Stati Uniti, ed anzi ponendosi rispetto agli Stati Uniti come
garante degli equilibri nel Mediterraneo, nella diatriba tra palestinesi e israeliani. Non dimentichiamoci che quando Bettino Craxi diventa presidente del Consiglio, la Democrazia Cristiana è già in crisi. Ha ceduto alla presidenza del Consiglio nell'81 a Spadolini. Gli Stati Uniti lo vedono questa situazione con preoccupazione, perché ancora esiste il muro di Berlino, ancora esiste concretamente il mondo diviso in blocchi, esiste ancora la pregiudiziale anticomunista dei paesi dell'Alleanza Atlantica. Quindi questo scenario, Craxi diventa Presidente del Consiglio perché dà sufficienti garanzie di anticomunismo, e questo è un punto. Il secondo è la evoluzione o l'involuzione, questo come uno preferisce, del Partito Socialista da posizioni di patto di unità d'azione col Partito Comunista, come era stato nei primi anni del dopoguerra, a una scelta liberal democratica, a una scelta che consente la partecipazione italiana alla Internazionale Socialista accanto agli abolisti inglesi e ai socialdemocratici tedeschi. Quindi cambia completamente la posizione nella scena politica del Partito Socialista Italiano. Il terzo punto è invece l'errore di Bettino Craxi di non aver compreso all'inizio degli anni 90 che ormai tutta quella classe politica che aveva combattuto le sue battaglie negli anni precedenti aveva traghettato l'Italia fuori dagli anni bui del dopoguerra. Tutta quella classe politica era irrimediabilmente invecchiata perché non aveva un processo politico all'altezza dei tempi. Ecco, questo significa, a mio avviso, storicizzare la figura di Bettino Craxi. E parlare di Bettino Craxi in questi giorni è importante, però pensiamo che la figura di Bettino Craxi possa essere conosciuta anche al di là di questo anniversario, perché gli anniversari sì sono importanti, ma forse rinfocolano vecchi rancori, vecchie posizioni, no? Per cui, come dicevo in apertura di questa conversazione, c'è la necessità di un giudizio storico. Giudizio storico che non può non passare attraverso quella definizione che era stata creata da Giovanni Amendola, comunista, a proposito della integrità morale allora dei comunisti italiani che avevano le mani pulite. Mani pulite come definizione ha rappresentato veramente una svolta nel panorama italiano. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di ascoltare sulla 7 la deposizione che fece Bettino Craxi di fronte ad Antonio Di Pietro, e sembrava, per la verità, sembrava quasi una scena di un film, sembrava una cosa al di fuori del tempo, eppure in quella deposizione Bettino Craxi riuscì a creare anche una opinione nei suoi confronti molto interessante, perché usciva comunque una statura di un politico che accettava sì la colpa in quanto era stata aperta la camera cosiddetta degli orrori, no? Dall'inquisizione di Mario Chiesa in poi, ma in ogni caso poteva, con le sue parole, poteva darci la possibilità di traguardare quello che era la situazione di Mani Pulite, e forse, a meno quel che penso io nel mio piccolo, riuscire a ricostruire una politica italiana. È forse sbagliato il mio punto di vista, Mario Pacelli? No, io ritengo che la fine di Bettino Craxi non sia stata segnata dalla Procura di Milano. La Procura di Milano e le sue decisioni, le sue indagini sono
l'espressione di un malessere diffuso nella società italiana di quel tempo, una società italiana in cui impera il malcostume, imperano le tangenti, non c'è più un progetto politico, non c'è più una forza politica che riesca a dirgli agli italiani credete in qualche cosa. I magistrati di Milano si fanno interpreti di questo. Se a mio parere, ma qui le tesi sono diverse, Craxi perde perché non ha più un partito alle spalle, perde perché ha perso la fiducia del suo partito, perde perché non ha un progetto politico, perde perché tutti esistono, tutta una popolarità di interessi a far venire meno la leadership, dall'interesse democristiano a eliminare un concorrente nella scena politica, all'interesse degli industriali italiani di non pagare più tangenti, all'interesse degli Stati Uniti di avere un punto di riferimento come ha sempre avuto nella politica estera italiana dal dopoguerra in poi, un interesse dei giornali italiani.